Perché abbiamo scelto di utilizzare il metodo della candidatura allo SPRAR? Perché ci dà la possibilità di scegliere sul territorio dove collocare le strutture e quindi di fare un'accoglienza suddivisa in piccoli gruppi, ma che siano ovviamente tutti in contatto fra di loro, ma ci consente di stabilire dove e soprattutto dove non collocarne, ovvero non collocarle in frazioni troppo isolate, non servite da servizi, in modo che possano avere un maggior spazio per l'integrazione con la comunità, perché è questo che si va cercando nel loro periodo di accoglienza sul territorio, e perché in questo modo, essendo a contatto con le realtà proprio del territorio, possano capire che cosa significa vivere in questo territorio e decidere o meno se fermare il loro percorso qui o se proseguirlo altrove. Attualmente sul nostro territorio ci siamo candidati l'anno scorso con il primo progetto di accoglienza per 18 posti, e quindi abbiamo questa struttura che vedete alle mie spalle che accoglie 13 ospiti, un'altra struttura in centro ad Argenta con 5 ospiti e un'altra unità abitativa che era precedente gestita dal comune di Ferrara, sempre nell'ambito dello SPRAR, per ulteriori 6 posti. Più recentemente abbiamo deciso, sempre come amministrazione, di ampliare il numero di profughi sul territorio, però sempre nell'ambito dello SPRAR, accogliendo un'altra ventina di unità, però suddivise fra donne o donne con bambini.